Nella vita di un amante del calcio capita di innamorarsi di certe stagioni, capita innamorarsi di certe annate. Era il 2009, sono passati esattamente 10 anni e io avevo 16 anni. Molti di voi erano piccolissimi e magari non se la ricordano neanche quella stagione. Io invece la ricordo bene, non siamo in Serie A, non siamo in Italia. Siamo però in Europa e una squadra con determinati giocatori riuscì a farmi divertire e a farmi credere che nel calcio nulla è impossibile. Raga, vi chiedo almeno 3000 mi piace, è fattibile, so che potete farcela per avere un altro episodio domani di questa prima carriera su FIFA 20. E innanzitutto, se avete già capito la squadra, commentate qui sotto e fatemi sapere cosa ne pensate. Bella a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale. Mi presento per chi non mi conoscesse, sono Kundispa e sono qui pronto dopo un paio di giorni dall'uscita di FIFA 20, perché ho avuto lì access, ma ero molto indeciso se cominciare subito la carriera. Ho pensato tanto alla squadra, al progetto da fare, volevo portarvi qualcosa di intrigante, qualcosa di realistico, perché questa è una carriera realistica come piace fare a me. È una carriera allenatore ovviamente. Non sarò io l'allenatore, ma ho scelto un avatar, un giocatore reale che sarà il nostro allenatore, che tra pochissimo andrò a creare. Quello che vi chiedo, molto importante, un bel pollice in su, un bel commento, vie consigli per il mercato, ma ormai prima dovete aspettare di capire qual è la squadra. Sono curioso di vedere se qualcuno ha indovinato già da subito. Non fate i furbetti prima di commentare aspettando che io comunichi la squadra. Mi raccomando, commentate in tanti e dopo consigliatemi gli acquisti da fare, perché sarà un mercato strepitoso che comincerò già in questo episodio, ma ho bisogno comunque di tutti i vostri consigli e voglio sapere cosa ne pensate di questo mio nuovo progetto. Forse già soltanto dal nome dell'allenatore potreste capire tutto. Lo andiamo immediatamente a creare. Il nostro allenatore è un ex giocatore ed è perché si è ritirato lo scorso anno. Ed è proprio lui, Andrea Barzagli, campione del mondo, ex giocatore di Palermo, Juve e anche e soprattutto della squadra che andremo ad allenare. Sicuramente in tanti adesso, in questo momento, avranno già capito. E vi chiedo fin da subito di lasciare un bel pollice in su, perché ho bisogno di tutto il vostro supporto. Adesso creo l'avatar, novità di quest'anno, lo modificheremo il più possibile, farlo assimilare a Barzagli, ci proverò almeno. E ci vediamo tra pochissimo. 2 hours later. Ok, non ci somiglia per niente, ha un outfit abbastanza imbarazzante, camicia rosa, giacca nera, cravatta bianca e questi pantaloni neri. Spero che si possa modificare anche successivamente, ma comunque proseguiamo. Spero che in tanti lo abbiate già capito. Siamo in Germania, non siamo in Italia, non siamo in Inghilterra, non siamo da nessuna parte, siamo in Germania. Non siamo neanche in Serie B o in Serie C, perché è un tipo di carriera che ho fatto in passato e non volevo rifarlo. Ma è una carriera un po' particolare, perché avremo delle istruzioni per il mercato, avremo degli obiettivi ed è una carriera che voglio fare insieme a voi, ma voglio soprattutto farvi divertire. La squadra che ho scelto e a cui mi sono legato in quell'annata 2008-2009 è il Wolfsburg. Squadra della Volkswagen, la mia casa automobilistica preferita. Come ben sapete, nella mia vita ho avuto 2 Golf, la 4 e adesso la 6. Comunque, leggenda, 5 minuti, euro, togliamo l'offerta delle nazionali perché non ci importano e lasciamo sia la Champions, ovviamente, che l'Europa League. E andiamo avanti. Fate una foto mentre guardate il video e condividetela nelle vostre stories taggandomi, io andrò a repostare tutti coloro che lo faranno. E scrivete hashtag è tornato il Kun. Fatemi sapere chi aveva capito già la squadra prima che io la comunicassi, così voglio vedere se c'eravate comunque arrivati. E io tra pochissimo cominceremo il mercato, perché lo farò almeno il primo acquisto in questo episodio. Ovviamente vi chiedo, dopo aver ascoltato gli obiettivi sia per il mercato ma quelli proprio della carriera, scrivetemi anche se avete dei suggerimenti da darmi, perché per me è importante comunque accontentare tutti voi. Andiamo agli inviti precampionato. Allora, la carriera è cambiata, non tantissimo come magari si aspettavano in tanti, però ci sono diverse novità che andremo a scoprire pian piano, episodio dopo episodio, quindi vi voglio il più carichi possibili. Abbiamo scelto il torneo precampionato, quello da 8 milioni. Nel nostro girone ci sono il Bournemouth, il Southampton e il Leicester. Girone alla nostra portata, possiamo farcela. Noi andiamo a vedere quali sono gli obiettivi che ci dà la dirigenza. Allora, qualificarsi per la Champions è già un obiettivo importante.
raggiungere gli ottavi della coppa tedesca e ingaggiare due giocatori con un potenziale superiore a 75 della nostra squadra primavera. Obiettivo numero uno, una cosa che voglio assolutamente fare, è creare una cantera tedesca e riuscire, ce l'hanno chiesto ma volevo farlo già anch'io, e riuscire a portare il più giocatori possibili in prima squadra. Crescita giovane, ingaggia almeno un giocatore del nostro vivaio, è priorità media. Priorità basta, la fama del brand, solite cose. Successo continentale nada, successo in patria l'abbiamo già letto precedentemente. Finanze nulla, non gli importa perché i soldi la Volkswagen ce li ha. Novità di quest'anno, la chat giocatore, la scopriremo ovviamente o in questo episodio più tardi o nei prossimi episodi. Io spero che voi stiate carichi almeno un quarto di quanto lo sia io, perché sono carichissimo per questa avventura, voglio divertirmi di farlo insieme a voi e non vedo l'ora, perché sta per arrivare il momento, di dirvi gli obiettivi, quelli primari, quelli della carriera, ma soprattutto quelli per il mercato. Rimanete sintonizzati ragazzi fino alla fine, perché gli obiettivi per il mercato sono super super realistici. Questa è la nostra rosa, ci sarà tanto da cambiare perché voglio di rivoluzionare al massimo la squadra. E abbiamo ad esempio tre riserve portiere, ditemi a cosa ci servono. Abbiamo già il nostro portiere titolare che è molto forte e io direi di tenerci lui. Quattro riserve, quattro! Terzino sinistro molto forte, Russilon, il francese. Come riserva c'è Paolo Ottavio, non importa in questo momento. Difensore giovane ma molto promettente, Udvokaj, spero ve lo ricordiate. L'abbiamo usato in carriere passate, vediamo chi si ricorda in quale. Brooks, usato anche lui in passato. Bruma, c'è da sistemare, però la rosa comunque di partenza non è per niente male. Mbappé abbiamo detto sulla destra, Camacho e Gilavogui come mediani, poi giovani promesse che vedremo se tenere o mandar via, Ntep, Malli, poi andando avanti vediamo Arnold. In avanti abbiamo l'imbarazzo della scelta perché ci sono tantissimi giocatori, a partire da Brecalo, Joe Victor, Stephen, Klaus. E come punte abbiamo Memedi, Weghorst, che vedremo poi se utilizzare oppure cedere subito. E poi come ultimo nella lista Ginzek, giocatore conosciutissimo. Fatemi sapere quali sono i giocatori che voi non vorreste più vedere in rosa, perché delle cessioni ne parlerò soltanto nel prossimo episodio. Allora, come finanze abbiamo 45 milioni. Sono tantissimi soldi, ma dato che voglio rivoluzionare la rosa magari non ci basteranno neanche. Vado a comunicarvi gli obiettivi di questa nostra carriera. Obiettivi della carriera in generale: ritornare alla vittoria del campionato, quindi battere le potenze Borussia Dortmund e Bayern Monaco in primis, e riuscire a vincere il campionato. Non so entro quanto ci riusciremo. Provare ad alzare un trofeo europeo, quindi una tra Europa League e Champions League. Dobbiamo provarci, anzi dobbiamo riuscirci, è un nostro obiettivo primario. E poi creare una cantera tedesca. Questi gli obiettivi della carriera. Non sono obiettivi difficili da raggiungere, ok, le vittorie eccetera eccetera, ma sono comunque pochi obiettivi, mentre per quanto riguarda il mercato gli obiettivi si fanno sempre più tosti, perché sono obiettivi realistici il più possibile. In rosa voglio almeno due italiani, dato che nel 2008-2009 in squadra nel Wolfsburg c'erano Barzagli e Zaccardo, entrambi che provenivano dal Palermo. Voglio nel blocco di questa nostra nuova squadra, di questa nostra nuova carriera, due italiani forti. Ovviamente già iniziatemi a consigliare, magari se riusciamo a prendere proprio un difensore centrale e un terzino come italiani sarebbe perfetto, per renderla il più realistico possibile, perché questa carriera voglio proprio viverla intensamente, voglio farla bene senza sbagliare nulla. È super super dettagliata. In quella squadra, in quel Wolfsburg, i due attaccanti erano Edin Dzeko, che segnò 20 e passa gol, ma l'altro attaccante che fece soltanto una stagione buona nella sua vita, o quasi, era Grafite, il brasiliano. Ha fatto un'annata pazzesca, segnava sempre lui, diventò capocannoniere del torneo di quella Bundes. Trascinò insieme al suo compagno di reparto, il bosniaco Dzeko, il Wolfsburg alla vittoria del campionato. Io quindi voglio in squadra da titolare un attaccante brasiliano forte che faccia la differenza. Quindi ascoltatemi bene e ascoltate tutte le regole, perché di consigli dovete darmene tantissimi. Quindi ci serve anche un attaccante forte brasiliano. Obiettivo numero uno, ed è quello che proverò già a fare in questo episodio, è portarci a casa, anzi riportarci a casa
Edin Dzeko dalla Roma. Non so se anche nel gioco avrà rinnovato, ma comunque ci proverò, anche se ha la sua età, ma non mi importa, perché è sempre Edin Dzeko e rivoglio formare una coppia d'attacco formata da Edin Dzeko ed un brasiliano, dato che purtroppo Grafite si è ritirato. Dato che adesso è arrivato Andrea Barzagli come allenatore, il nuovo capitano della squadra non sarà Gil Avogui. E purtroppo non lo abbiamo neanche in squadra, Non lo abbiamo neanche in squadra, perché dovremmo acquistarlo. 10 anni fa il capitano era un brasiliano, era molto forte ed era Josué, uno dei giocatori più amati dei tifosi del Wolfsburg. Josué non possiamo prenderlo, ma io voglio un centrocampista brasiliano a cui affidare la fascia da capitano, quindi un top brasiliano. Ultimo obiettivo, ma non per importanza, trovare il nostro nuovo numero 10. 10 anni fa, 2008-2009, il numero 10, quello che stava dietro le punte, cioè Dzeko e Grafite, era Misimovic, un giocatore che ha fatto un'annata strepitosa anche lui. Purtroppo anche Misimovic si è ritirato, sono passati 10 anni, si è ritirato Barzagli, adesso è il nostro allenatore, e quindi il mio intento è andare a prendermi un trequartista, comunque un centrocampista avanzato che giochi dietro le punte, che sia bosniaco, oppure, dato che di forti mi sa che c'è soltanto Pjanic, oppure andarci a prendere un trequartista che finisca per Vic, che il suo cognome finisca per Vic. Sbizzarritevi voi, perché che finiscano per Vic, che non sia soltanto bosniaco, ce ne sono veramente tanti. E secondo me un nome in particolare so già che lo avete anche voi. Allora, la rosa ve l'ho fatta vedere, gli obiettivi ve l'ho detto. Questo qua è un video di presentazione, anche se già cominciamo la carriera. Andiamo e proviamo ad acquistare fin da subito Edin Dzeko. Io lo voglio in squadra, assolutamente. Deve tornare ad essere protagonista di quella squadra che lo ha fatto esplodere definitivamente, cioè il Wolfsburg. Valore sui 20 milioni e stipendio 75.000. Dovremmo fare un'ottima offerta a Roma per riuscire a strappare il campione bosniaco. Non è cambiato nulla, guardate quanto è bello Andrea Barzagli, non ci somiglia per nulla. Io ho messo anche la coppola da siciliano, così tanto per fare un po' di scena. Allora, 20 milioni abbiamo detto, proviamo a scambiare uno dei nostri giocatori e proviamo ad offrire alla Roma Admir Memedi. Ero molto indeciso, vediamo cosa ne pensa la Roma. Sì, ma vogliono 24 milioni, stiamo calmi. Noi facciamo un'offerta, secondo me è anche alta già così, da 10 milioni, 10 milioni più Memedi, possiamo fare anche 11 milioni. Voglio portarmelo a casa assolutamente, però non vorrei spendere tantissimo. Di 11 milioni ne vogliono 17, iniziamo già a ragionare. Vediamo se riusciamo a strapparlo a meno, tipo 13 e mezzo, gli lasciamo sempre il nostro famosissimo euro per il caffè. Vediamo, 13 milioni e mezzo, sempre 17,9. 15 milioni più il 10%, ne vogliono 18, stanno aumentando e mi state facendo girare le scatole. Dobbiamo andare a 16 e mezzo, è un'offerta allettante, hanno accettato. Abbiamo speso forse un po' troppo, anche se a me non sono riuscito a strapparlo. Potevo offrire comunque un altro giocatore magari per riuscire a fare scendere più il prezzo. Ma raga, siamo vicini al nostro primo acquisto ed è subito un top player, perché sarebbe il ritorno in Germania al Wolfsburg, alla Volkswagen Arena, di Edin Dzeko. E andiamo subito ad offrire il contratto a lui. Siamo qui in trattativa, avete visto la nuova location, voto 10. Ovviamente il ruolo squadra cruciale, non dovrebbe essere difficile riuscire a contrattare con lui. Speriamo non ci chieda anche la casa. Attenzione, chiede anche meno di quanto prendeva alla Roma. Proviamo a risparmiare qualcosina, 65.000. Non era esattamente la cifra che speravamo, ma Edin Dzeko è diventato di nuovo un nuovo giocatore del Wolfsburg e Andrea Barzagli è felicissimo di ciò, veramente, perché il primo obiettivo è stato comunque rispettato. E lì davanti non ci sarà il Bombeghorst, ma Edin Dzeko, e lo mettiamo già lì, prima punta, titolare. Il mercato, ragazzi miei, continuerà nel prossimo episodio. Vi chiedo di lasciare un bel pollice in su, un bel commento, via i consigli, sbizzarritevi davvero con i commenti qui sotto, massimo supporto. Provate a raggiungere 3.000 mi piace, se riuscite a fare 5.000 domani vi porto 2 episodi, quindi dai! Scrivetemi qui sotto tutti i consigli che volete, io andrò a leggerli uno per uno e proverò a rispondere a tutti. Grazie a tutti per esserci stati, iscrivetevi, attivate la campanellina, seguitemi sul gruppo Telegram e noi ci vediamo domani con un prossimo episodio. Dai!